Sport Incontri questa volta si è portato proprio qui al Centro Nazionale di Pugilato, qui a Santa Maria degli Angeli. La settimana scorsa vi abbiamo fatto vedere e incontrare alcuni tecnici di alcune nazionali presenti qui appunto ad Assisi, nazionali di pugilato femminile, per quanto riguarda appunto la preparazione al mondiale che ci sarà in Russia dal 3 al 14 di ottobre. Nazionali di primissimo piano, ovviamente insieme all'Italia, si allenano in questo Centro Nazionale di Pugilato che ha fondato Franco Falcinelli qualche anno fa, diciamo, e che adesso sta riscuotendo fama a livello internazionale. Tanto che poi con Franco avremo modo di parlarne anche in altre occasioni, perché oltre che gli atleti, qui verrà, almeno poi sentiamo Franco, anche un centro di preparazione per i tecnici, per i dirigenti, quindi un centro mondiale di pugilato, e poi vedremo anche, visti gli ospiti, centro mondiale di pugilato lo è. Comunque adesso partiamo, Franco, presentando un po' questo team, il team della Cina, che è forse il più forte adesso che esiste a livello femminile. Sì, siamo molto onorati della presenza della Cina, del presidente Chang Chuanliang, di un nutrito gruppo di atlete che parteciperanno ai prossimi mondiali di Ulan-Ude. La loro formazione è veramente molto valida, insieme alle altre presenze qui come la Corea, come l'Italia, come la Finlandia, la Grecia, la Francia, stanno realizzando un training camp molto, molto efficace appunto in vista dei campionati del mondo. Ecco, questo dicevamo è la continuazione, anzi stiamo riprendendo, c'è stato un momento di un po' di stop, anche se l'Italia ovviamente è sempre qui presente, maschile e femminile, adesso questo sarà il rilancio definitivo, no Franco? Beh sì, Assisi è sempre un punto di riferimento internazionale, speriamo di concludere quel progetto che è condiviso anche dall'amministrazione comunale, dalla regione dell'Umbria, di creare qui una European Boxing Academy per la formazione dei tecnici, dirigenti, arbitri, giudici, eccetera. E questo sarà quello che noi ovviamente come Sport Incontri li seguiremo tutti, quindi seguiteci, perché seguirete anche qui questo centro tecnico nazionale, direi internazionale, di pugilato. Allora adesso io mi avvalgo di Franco e di Zhao Yan, scusate la pronuncia, ma siamo in Cina in questo momento. Lei fa da interprete e Franco adesso fa la domanda in inglese a Zhao, che poi la gira a Zhang Xuan Liang, che è il presidente della federazione cinese. Allora andiamo a scoprire qualche curiosità, perché la Cina è talmente grande, ma in effetti ogni volta che si mette anche nel mondo dello sport diventa la prima in effetti, come lo è. Allora io intanto chiederei al presidente Xuan quante ragazze, come è diffuso il pugilato in Cina, il pugilato femminile. How is the situation of the boxing in China? How is his development? The number of clubs, boxers, and so on. 咱们中国的这个拳击现在的发展情况是怎么样的？ Loro puntano molto sul pugilato giovanile, hanno circa 1000 giovani pugili di grandi prospettive e 300 o 400 elite, cioè il top level. Parliamo sempre di ragazze. Sempre di women or boys? Both, sì, insieme insomma. Insieme, quindi maschi e femmine. Maschi e femmine. Adesso invece vorremmo chiedergli da quanti anni sono che il pugilato cinese è sbarcato in Cina? How long year the boxing start, the new era in China? 在中国咱们的拳击发展了已经有几年了？中国拳击发展实际上是从86年。 Beh, è ricominciato nel 1986
e dopo uno stop di una decina d'anni, e comunque in precedenza era praticato. Era praticato. Adesso invece dobbiamo chiedergli quali sono le loro prospettive, visto che forse sono la squadra complessivamente più forte del mondo. 现在中国拳击队是很强大的一支队伍，然后我们在这个即将要开始的这个女子世锦赛中，我们有什么样的计划，有什么样的诉求，有什么样的这样一个想拿到一个什么样的成绩？因为那个从那个伦敦奥运会之后，我就退休了，退休以后啊，就到美国和台湾。 去做一些执教，啊，后来回来伦敦奥运会之后回来，回来我们男子呢，情况不是那么非常好，那重点从女子突破，我们的女子呢就经过了这一年的训练，啊，经过了四个阶段，所以基本上就完成了我事先预计的计划，就是在奥运会上我们力争夺取金牌。 La loro principale aspirazione è quella di raggiungere la medaglia d'oro sia ai campionati del mondo prossimi che ai giochi olimpici di Tokyo. Ecco, la medaglia d'oro in più categorie forse loro. Sicuramente. Sicuramente. Adesso chiediamo al presidente Zhang Quan Yang come se era stato ad Assisi, come si trova qui, se gli piace. 您对我们这边的训练环境的印象是如何？非常好，因为我07年来过这里训练，就是跟那个整个我们团队训练，国家队、意大利，我们练得非常好。Sono già venuto nel 2007, ma hanno sempre apprezzato il posto, gli piace molto e gli atleti si trovano bene qui. Quindi riavremo qui la delegazione cinese anche in altre occasioni. Maybe we can meet again in the future. 也许在不久的将来我们会再次聚在一起。 OK, 我想会的，非常非常非常高兴。 Quindi Franco ci hanno detto che tornano i cinesi, tornano. Allora abbiamo fatto intanto questa piccola panoramica sulla nazionale femminile cinese, che appunto dicevamo è tra le più forti del mondo. Adesso vi presenteremo altre realtà che ci sono qui a Santa Maria degli Angeli. Questo è un momento di allenamento, quindi uno stage, cioè diciamo una serie di allenamenti in punto in vista della preparazione del mondiale. Allora, thanks, ok. Grazie. Franco, sempre 一如既往的来支持我们。 Thanks for the support from Mr. Flango, and hope we can together make the boxing better. Ha detto che mi ringrazia e che spera di in un migliore futuro del nostro sport. Bene, noi speriamo ancora in un migliore futuro di Franco Falcinelli, poi magari lo sentiamo alla fine di questa mattinata, nel senso che lui già è il presidente della federazione, della federazione europea, dell'OBC, e vicepresidente mondiale. Chissà, Franco, la Cina conta parecchio, eh? Beh, la Cina è una grande nazione, un grande paese. Siamo molto, molto lieti di avere una buona collaborazione con loro. Bene. E questa poi del presidente è stata una bella sorpresa. Sì, è stata una sorpresa veramente. Ok, grazie allora alla nostra interprete Zhao Yan, interprete, e il presidente della Cina, del pugilato cinese, Zhang Quan Yang. Ok? Bene? Ok. Ok. Azienda Agricola Pioppi, benvenuti nella natura.
Dal produttore al consumatore, le migliori carni ovini e suine, bovine e avicole, tutto a chilometri zero. Per la vendita diretta il negozio è aperto dal mercoledì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30. Azienda Agricola Pioppi è in via Arturo Graffe 35, svincolo Mantignana. Telefono 075 6978 756. www.aziendaagricolapioppi.it. Contribuire al successo targato Made in Italy. Attingere dal nostro saper fare artigiano è la nostra prerogativa principale. Dar spazio alla qualità e alla creatività che caratterizzano le nostre collezioni è il nostro modo di intendere e concepire la moda. Badiali realizza capi in cashmere prendendo ispirazione dalla nostra Umbria, fatta di bellezze autentiche e mozzafiato. Una regione ricca di tempo e di storia, dove si possono ancora respirare, coltivare e trasferire nel lavoro quei valori profondi dell'impresa familiare che poi si traducono nella cura artigianale di un prodotto di alta qualità. Questo è il nostro modo di essere, questi i valori del nostro brand. Vieni a visitare la nostra collezione direttamente in fabbrica. Badiali lo trovi in via Fiamenga 4547, Foligno, Perugia. Telefono 07 42 20 643. Il forno di Pioppi, a Mantignana dal 1966. Il forno di Pioppi sforna ogni varietà di pane realizzato con farina macinata in pietra e lievito madre rinfrescato giornalmente. Al forno di Pioppi ampia scelta di pizze anche da asporto. Pasticceria sia dolce che salata, dal torcolo di San Costanzo alla piccola pasticceria, fino ad arrivare alla nostra famosa torta di Pasqua. Al forno di Pioppi troverai tutti i prodotti della tradizione umbra realizzati con la massima cura artigianale. Il forno di Pioppi, la forza della tradizione. Rosso Pomodoro, la migliore tradizione campana e italiana a tavola. Un luogo ideale per ogni occasione. Spazio bambini con gonfiabile ed animazione per i tuoi compleanni. I nostri menù stagionali, i prodotti slow food, il pesce fresco a pranzo e a cena e la vera pizza napoletana, anche senza glutine, sono i nostri punti di forza. Rosso Pomodoro, garanzia della qualità al miglior prezzo. Presso il centro commerciale Collestrada. Siamo aperti tutti i giorni fino alle 24. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Tutto di nostra produzione. Bar, gelateria, tavola calda, pranzi veloci. Aperto tutti i giorni, festività comprese, dalle 5 del mattino alle 22. Pasticceria Etrusca, se ci assaggi, non ci lasci più. Ci trovi a Perugia in via Cortonese 1F, di fronte alla sede della Regione Umbria al Broletto. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Alla tavola rotonda, un ambiente familiare e un servizio accurato rendono il ristorante il luogo ideale dove poter gustare i piatti tipici della tradizione umbra e il gusto della pizza. Offre inoltre, nelle sue ampie sale, servizio completo per cerimonie e banchetti. L'hotel è ideale per gruppi, famiglie e coppie. Parcheggio privato, ampio giardino. La tavola rotonda, a Santa Maria degli Angeli, dove relax e buona cucina sono gli ingredienti giusti per iniziare un viaggio alla scoperta delle bellezze dell'Umbria. Seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi si inoltra nel Bosco di San Francesco, incontriamo l'Osteria del Mulino, dove i sapori della tradizione umbra si fondono con la bellezza della natura. Prodotti freschi e fragranti a chilometro zero. Sapori decisi e seducenti. Piatti semplici, ideali per assaporare gustose specialità. All'Osteria del Mulino, l'alchimia finale è garantita sorseggiando un buon calice di vino immersi in un luogo incantato. Marina è sempre brillante, in forma, sorridente. Il suo segreto? Beh, il suo segreto lo sanno tutti. È il Bar Pippo. Fai partire bene la tua giornata. Vieni a fare la tua colazione al Bar Pippo. Brioche, caffè, cappuccino, spremuta. Al Bar Pippo ci puoi venire quando vuoi, anche per un pasto veloce e un buon aperitivo. Oppure per ricaricare il tuo telefono o per tentare la fortuna con Lotto e Super Enalotto. Bar Pippo, via Pietro Soriano, zona Sant'Andrea delle Fratte, Perugia. Bar Pippo, sempre gli stessi, dal 1964.
Allora, adesso partiamo con le nostre azzurre, che è appunto tutta la nazionale presente qui a Santa Maria degli Angeli. Per loro è la loro abitudinaria, no? Preparazione, vengono sempre qui. Rebecca Nicoli, categoria 60 kg, campionessa europea nel 2018, vice campionessa nel 2019. Come mai abbiamo perso una posizione? Allora, la finale l'ho disputata quest'anno contro l'irlandese, molto forte, molto preparata anche lei, e devo dire che io ero arrivata a finire il match convinta di averlo vinto. Purtroppo poi è stata una split decision, quindi mi sono rimboccata le maniche e ho detto ok, adesso devo iniziare la preparazione più carica di prima. E adesso c'è il mondiale vicino vicino e speriamo di andarci a riscattare al mondiale. Ecco, quindi sei pronta insomma per il mondiale? Sì, sì, con tanta voglia di andare lì e di ottenere un buon risultato. Ecco, il tuo è un caso un po' particolare, nel senso che hai iniziato il pugilato da poco, e la cosa originale insomma, perché vieni dall'equitazione. Ecco, come mai questa scelta? Davvero è una scelta, cioè l'equitazione è tutta un'altra storia. Ma è stata una casualità, perché avendo cambiato città per motivi lavorativi di mia madre, si è trovata in giro e ha preso questo volantino con un manifesto del pugilato. E da lì poi ha detto, ma perché non provi a entrare un po' in questa palestra per muoverti un pochino, fare altre attività? Una volta entrata non c'è stato modo di uscirne poi. E poi adesso con questi risultati, no? No, con questi risultati poi ho tutta la carica per andare ancora sempre più avanti. Ovviamente il pugilato fa parte della tua vita quotidiana. Sì, sì, ormai è diventato lui il protagonista. Carlotta Paoletti, da Ascoli Piceno, peso 75 kg, del guanto d'oro nel 2018, bronzo agli europei, e quest'anno, causa anche un infortunio, sta appunto lavorando per il rilancio e magari per andare in Russia nel mese dal 3 al 14 ottobre. Certo, stiamo lavorando per cercare di andare ai mondiali e ci aspettano test match, stiamo facendo molti allenamenti in questi giorni, no, un'ottima preparazione per il mondiale. Quindi la tua condizione attuale qual è? Mi sento in ottima forma. Rispetto a un mesetto fa sto molto meglio anche a livello di testa, che per un atleta non è da poco. Ecco, anche per te la domanda, il pugilato cosa rappresenta per Carlotta? Per me rappresenta tutto, ho trovato l'amore, mi piace farlo, soprattutto quando sto bene, quindi sta bene la testa, lo fai bene. Quindi lo fai a tempo pieno ovviamente? Sì, adesso sì, per il momento sì, poi vediamo. Poi magari più là non mi andrà più, però per il momento mi diverte e lo faccio con il sorriso. Questo è l'essenziale. Allora adesso siamo con Irma Testa, il pugile femminile più celebrato d'Italia, nel senso che lei è stata forse la prima, specialmente diciamo negli ultimi anni, ad ottenere dei grandi risultati. Ha disputato le ultime Olimpiadi. Sicuramente questo gli auguriamo, andrà anche alle prossime con più esperienze, quindi sicuramente farà meglio. Del resto no, alla prima Olimpiade è sempre un po' difficile per tutti, ma il fatto di esserci è un grandissimo risultato. Intanto Irma, per fare qualcosa, ha vinto il campionato europeo che si è disputato poco tempo fa. Non andrà al mondiale, perché Irma non va al mondiale, così ci spieghi anche la ragione, per la quale poi fai un percorso diverso. Perché in quest'anno ho fatto molti campionati importanti e quindi diciamo che tanti poi campionati stancano piuttosto che il fisico la testa. E poi per fortuna l'Italia ha una bella qualità di donne pugili nazionale, quindi c'è la fortuna che per ogni categoria ci siano due, una più forte dell'altra, quindi è giusto dare l'opportunità a tutte in categoria. Quindi ho fatto l'Europeo, un'altra farei i mondiali e poi insieme andremo in corsa per le qualificazioni olimpiche, che tutti ci proveranno. Certo, ovviamente le qualificazioni olimpiche sono, credo, termineranno entro aprile, maggio del prossimo anno.
termineranno a maggio, inizieranno a marzo con due qualificazioni dirette, due campionati diretti. Il numero delle atlete che parteciperanno alla competizione olimpica è aumentato per fortuna, quindi ci sono più posti, ma la densità e la qualità del torneo di qualificazione è sempre più alto poi. Certo, ecco un giudizio, qui abbiamo la nazionale cinese, no? E so che questa è una nazionale forte, ha degli atleti molto forti e si vede, insomma, solo a guardare le espressioni, insomma, queste sono cattivelle queste ragazze. Ho imparato che nella mia carriera non bisogna mai giudicare nessuno dall'espressione, sì. Però loro sono forti perché proprio l'Asia che è cresciuta in questi ultimi anni è cresciuta enormemente, quindi c'è l'India, c'è la Corea, c'è la Cina, sono tutte atlete forti, è bello confrontarci, averle qui perché le troviamo molto raramente queste atlete, a parte quando facciamo i mondiali, quindi confrontarci con loro per noi è un grande lavoro da fare con loro, ma soprattutto anche noi siamo d'aiuto a loro. Se sono qui è perché anche noi siamo forti. Certo, difatti, hai fatto bene a precisarlo. Difatti, a questo campionato del mondo dal 3 al 14 ottobre in Russia, penso che qualche tua collega possa far bene. Assolutamente, tutte vanno lì per competere con le migliori e per portare la medaglia a casa. Tutte sono all'altezza. Io parlo da collega, da amica, cioè siamo tutte a livello di tutti, ecco, non ci spaventa nessuno, lo abbiamo dimostrato in questi anni, soprattutto negli ultimi campionati europei, non ci spaventa nessuno, a noi non ci fa paura nessuna squadra, nessuna cinese o nessuna indiana. E certo, in effetti è vero, come dicete, come dicevi, siete negli ultimi anni siete salite molto. Sì, c'è molto lavoro ancora da fare e adesso stiamo raccogliendo i frutti. Abbiamo degli allenatori eccezionali, c'è Renzini che sta dedicando veramente tutto se stesso, come Caldarella, come Stecca. Abbiamo degli allenatori fantastici che ci aiutano in tutto e noi ci stiamo impegnando, ecco. Siamo con Romina Marenda, ha smesso da poco di stare con la Nazionale Azzurra, oggi ci dà un aiuto come interprete per intervistare una 4 volte campionessa di Francia nei 60 kg, Amina Zidani. Intanto Amina, se è la prima volta che vieni qui, come si trova? Est-ce que ça c'est ton première fois que tu viens ici pour un training camp? Non, c'est la deuxième fois qu'on vient à Chigi pour un camp d'entraînement. Donc la première fois c'était uniquement avec les Italiennes et cette fois c'est avec beaucoup plus de nations. Dice che è già la seconda volta che viene qua, però la prima volta era stato uno stage solo con l'Italia, con match solo con l'Italia, invece questa volta è uno super stage perché insomma ci sono molte nazioni, cioè uno stage mondiale. Adesso invece vorremmo sapere se verrà convocata per il mondiale. Oui, aujourd'hui c'est moi la numéro 1 et donc c'est moi qui participe au championnat du monde qui ont lieu prochainement en Russie. Quindi, come avete capito, è lei la titolare, è lei che parteciperà al prossimo mondiale che si terrà in Russia ad ottobre, quindi è imminente. Ecco, adesso invece vorremmo sapere un parere suo sul livello del pugilato femminile internazionale. Le sentier aujourd'hui, je pense que la boxe féminine a beaucoup progressé, le niveau ne fait que devenir plus dur et donc c'est ce qui fait du bien à la boxe féminine, ça nous fait connaître et puis ça donne plus envie aux gens de regarder la boxe féminine alors qu'avant on disait non, c'est un sport d'homme et aujourd'hui vraiment on rivalise avec les meilleurs et on montre que même en étant une femme, on sait boxer, on sait être technicienne, on sait frapper fort, on sait être agressive. Allora ha detto che finalmente il livello è cresciuto, a livello mondiale è diventato sempre più duro, l'asticella si è alzata e anche noi donne possiamo dimostrare che il livello di tecnica, di rapidità, di velocità è migliorato e anche quindi attrarre un pubblico maggiore, un interesse maggiore un po' in tutto il mondo e quindi bisogna allenarsi anche di più.
Ecco, adesso vorremmo sapere a che posto metterebbe la nazionale francese facendo un'ipotetica classifica mondiale. Mais je pense qu'aujourd'hui notre équipe, même si c'est une équipe la plupart une équipe de jeunes, parce qu'on vient après l'Olympiade de 2016 où il y avait Sarah Ouramoun et Estelle Mosley qui ont fait de très grands résultats pour la boxe féminine. Donc aujourd'hui on a été une équipe qui a été construite un petit peu sur la fin des Olympiades de 2016. Donc on a suivi toute la préparation et aujourd'hui on est vraiment la nouvelle génération de 2020. Et je pense que notre équipe a vraiment le potentiel de faire de très gros résultats comme celle de 2016. Donc, tu ne dis pas une place, tu ne veux pas dire encore. En fait, on ne peut pas situer une place, sachant que c'est un sport à catégorie de poids, il y a beaucoup de catégories. Mais en tout cas, dans la plupart des catégories reines, je pense que les Françaises, on a notre place sur le podium. Ok, lei giustamente ha spiegato che dopo le Olimpiadi di Rio la squadra è cambiata, loro erano, tra virgolette, la squadra nuova, perché sapete che a Rio hanno fatto medaglia d'oro con Estelle Mosley nei 60 kg e medaglia d'argento con Sarah Ouramoun nei 51, e quindi adesso loro sono tutte nuove, però hanno proseguito sull'onda gli allenamenti e tutto quanto. Io penso che possiamo dimostrare qualcosa, ovviamente essendoci tante categorie non posso dare un unico livello, però dice siamo abbastanza forti nelle categorie olimpiche, quindi non si vuole troppo esporre, ma insomma avvicinarsi al podio sì, questo sì. Ecco, l'ultima domanda: cosa pensa invece delle sue colleghe italiane? Ah, je pense aujourd'hui que l'Italie c'est une très grande nation dans la plupart des catégories également, et ça fait toujours plaisir de venir en Italie pour mettre les gants avec les Italiennes, de progresser tout ensemble et d'élever la nation européenne tout ensemble. Ok, beh, è stata molto carina, perché ha detto ha una grande stima per le colleghe italiane, penso che hanno una squadra solida e è bello poter lavorare insieme per poter progredire insieme e avanzare come continente europeo. Giustamente lei parla Francia-Italia proprio per portare i nostri colori continentali in alto. Bene, allora grazie ad Amina. Allora, siamo sempre con Romina Marenda che ci fa gentilmente da interprete, e abbiamo un'altra ragazza della nazionale francese, si chiama Fatia Bernessael, 64 kg e tra l'altro un atleta che già può vantare, pur essendo giovanissima, può vantare parecchi risultati, magari ce li puoi far dire da lei. Sì, ha un palmarès interessante. Est-ce que tu peux nous dire ton palmarès actuel? Oui, alors je suis championne d'Europe junior chez les 60 kg et j'ai aussi obtenu une médaille de bronze au championnat d'Europe moins de 22 ans. Ok. Lei è stata campionessa d'Europa junior, sempre nella categoria 60 kg e nel mondiale under 22 medaglia di bronzo, che è stato recentemente in Russia. E tornerà allora in Russia quindi per il mondiale, questo delle più grandi? Ok, alors non, je ne vais pas participer au championnat du monde parce que tout d'abord je suis encore jeune et je viens juste de changer de catégorie, donc je suis montée en 64. Donc d'abord je vais m'habituer un peu à la KT avant de vraiment aller tester le niveau mondial. Donc ton catégorie sera les 64 à cette mondiale. Allora, lei ha detto che adesso è ancora giovane, quindi sta cercando di assestare e di trovare la sua categoria. Per questo mondiale, infatti, salirà di una categoria, salirà ai 64 kg. A 64 kg. E chi pensa nella sua categoria che le atlete più forti, se le conosce? Le nazioni, sì. C'est un peu compliqué parce que je ne connais pas du tout cette catégorie, mais déjà je sais que déjà l'italienne elle est championne d'Europe en titre, donc déjà je pense que ça va être une des nations les plus fortes. J'ai pu boxer avec l'indienne, je pense que ça peut aller. Après je m'inquiète un peu pour les américaines et tous les pays asiatiques qu'on ne connaît pas beaucoup. Ok. Allora, giustamente lei dice è una categoria nuova, non conosco molto, però ho già la fortuna di potermi allenare qua con la neo campionessa europea 60 kg, 64, che è la nostra italiana, la Francesca Amato. Ha detto ho la fortuna però di aver fatto lo sparring con le indiane, forse mi preoccupano un po' l'America e l'Asia, che lì non conosco. Bene, ringrazio, ok, grazie, merci. Merci a toi. Grazie.
Allora andiamo ad uno dei tecnici azzurri, Maurizio Stecca, che segue ovviamente insieme a Renzini e insieme anche alla collega che poi intervisteremo, che è, mi sfugge il nome, ora dici la collega. Laura Tosti, sì, la nostra collega. Che è seguita ovviamente la nazionale. Allora intanto è arrivata anche la Cina, che oggi non abbiamo visto all'opera, abbiamo visto solo a fare un po' di allenamenti, ma che ci dicono essere particolarmente forte. Sì, la Cina sta crescendo molto, da anni che i paesi orientali investono molto, specialmente sul pugilato, infatti abbiamo le ultime Olimpiadi adesso nel 2020, il prossimo anno a Tokyo. Allora stanno sviluppando un movimento mondiale, perché poi hanno tanta quantità di gente, di persone e di materiale umano che loro possono lavorare come vogliono. Ecco, sul piano diciamo tecnico dell'insegnamento, quindi dello sviluppo del pugilato femminile, che distanza c'è tra le nazioni e l'altra? Che noi siamo una delle prime squadre tecniche e forti quasi nel mondo. Siamo una delle prime squadre e stiamo crescendo noi, però il problema è che il materiale umano ci manca. Però vedo che sta aumentando l'attività giovanile e femminile. Infatti abbiamo avuto un grande risultato qui adesso nei campionati europei Youth. Quattro ragazze, di cui tre campionesse d'Europa, ragazze che poi hanno 17-18 anni, 17 anni, e una medaglia d'argento, e i due maschietti che hanno fatto lo aiuto hanno preso due medaglie di bronzo. Cioè l'insieme dell'attività giovanile sta crescendo. Noi abbiamo una squadra competitiva su tutto. Siamo stati in Europa adesso a fare i campionati europei a Madrid, siamo arrivati secondi dopo la Russia praticamente, ma già ci cominciano a conoscere da un bel po' di tempo. Comunque noi stiamo avanti e adesso ci stiamo preparando per i campionati del mondo, che è una cosa molto importante. Non sono di qualificazione, ma saranno le avversarie che sicuramente ci incontreremo nell'anno nuovo tra la qualificazione olimpica tra Londra e Parigi. E lì si deciderà tutto. E quindi l'importante è portare le ragazze al meglio, no? Sì, devono sicuramente sotto agli allenamenti, sotto alle convocazioni, devono essere sotto controllo, perché poi è un anno, neanche un anno, che dobbiamo tirare dritto, dobbiamo avere tutta la possibilità di tenerle vicino. Adesso siamo con Alessia Mesiano. Allora, adesso è una curiosità, fatta anche molto importante per il pugilato femminile nazionale, perché Alessia è fortissima, è dello stesso peso di Irma Testa. Due campionesse, diciamo, nello stesso pollaio, perché siete dello stesso peso. Tu andrai al mondiale, Irma no, Irma però ha vinto l'europeo, l'abbiamo sentita infatti poc'anzi. Due campionesse, e vi dovrete in qualche maniera, chi è che pensa di aumentare un paio di chili e togliersi di mezzo l'avversaria, che è proprio anche quella che poi è l'avversaria più vicina con la quale magari ti alleni sempre? Toccherà una dei due, avete deciso? No, non abbiamo deciso, dovremmo ancora vedere. Adesso intanto farò del mio meglio al mondiale, cercherò di prendere una bella posizione, cercherò di vincerlo, ovviamente l'obiettivo è sempre l'oro, e poi si vedrà. Io do tutto per tutto, do il massimo come al solito, e poi chi vinca il migliore. Ecco, tu tra l'altro non saresti nuova a vincere un mondiale, no? No, nel 2016 in effetti a Astana ho vinto il mondiale, poi nel 2017 l'Unione Europea, ho avuto un po' di fermo, ho fatto il mondiale l'anno scorso, ho perso i quarti, un po' così per split decision, e quindi niente, mi do da fare per rifarmi ogni volta. Adesso l'obiettivo è rifarmi bene questo mondiale. Certo, e poi soprattutto quello delle qualificazioni. Teoricamente potresti entrare sia tu che Irma. Sì, 57 e 60 kg, anche perché 51 insomma non è possibile. 51? No. E neanche 69, quindi una delle due. Una delle due. Però certo, il sogno sarebbe una finale olimpica tra voi due. Non si può la finale non olimpica. Si può. Perché per forza una per nazione, quindi o una 57 e una 60, o se no una persona. Però lì magari, visto che avete la possibilità entrambe, qualcuno dovrà passare, no? Sì. Spero io, poi dopo vediamo. Cioè no, anche perché poi
anche per caratteristiche forse tu potresti reggerlo meglio il 60? Sì, io comunque ho combattuto nei 60, come lei anche ha combattuto nei 60 kg, ha fatto le Olimpiadi 2016 a Rio, quindi diciamo tutte e due diciamo, dai, possiamo fare quella categoria. Poi ci sarebbe sempre da stare attenti nel fatto che magari sulle avversarie che trovereste a 60 e che hai a 57, no? Anche questo potrebbe... Adesso ormai si sono tutte cambiate, chi dalla 60 deve andare a 57, le 64 arrivano a 60, quindi è tutto adesso un miscuglio. Tanta atlete, tanta competizione, quindi... E quindi con Alessia ci risentiamo ovviamente dopo il 14 ottobre, giornata finale del mondiale che si disputerà in Russia. Dicevamo un mondiale che non è valido per le qualificazioni, ma sempre un campionato del mondo. Certo, certo. Allora ci vediamo presto e speriamo con una bella medaglia. E in bocca al lupo, Ale. Grazie, crepi il lupo. Emanuele Renzini, siamo al termine di questa giornata di allenamento, una giornata pesante. Tante ragazze sono salite sul ring, tutte in pratica delle varie nazionali. Oggi non è salita la Cina, la sperimenterete magari i prossimi giorni. Ecco, come intanto vedi le tue atlete? Ma io sono molto soddisfatto della condizione media della squadra in questo momento. Chiaramente non tutte prenderanno parte ai campionati del mondo, alcune di loro reduci dai campionati europei sono proiettate per il prossimo impegno di novembre, alcune invece andranno ai campionati del mondo, quindi chiaramente le condizioni dell'una di un gruppo e dell'altro gruppo non sono le stesse in questo momento. E sono molto soddisfatto anche delle prestazioni fornite, diciamo, nelle sessioni di sparring con atlete di tutto rispetto, di grande valore. Ci sono qui nello stage molte campionesse del mondo, medagliate comunque agli ultimi campionati del mondo, e quindi il tasso tecnico è molto alto. Sono contento, sono anche molto fiducioso per i prossimi impegni. Certo, ci sono in effetti, hai anche, diciamo, parecchie punte, cioè di atlete che possono andare a medaglia. Questo sta a significare che da quando avete iniziato questa avventura qui a Santa Maria degli Angeli, ormai è qualche anno, la situazione si è evoluta. Beh sì, si è evoluta sicuramente in termini quantitativi e qualitativi, si è evoluta anche grazie allo sforzo della federazione che ha organizzato sul territorio un'attività capillare e un'attività promozionale tale da attirare tante ragazzine giovanissime. Voglio ricordare gli ultimi risultati della nazionale giovanile con 4 finaliste, 3 medaglie d'oro ai campionati d'Europa, per dire che siamo competitivi anche e soprattutto, insomma, nelle categorie giovanili. Le nostre school girl 13 anni hanno vinto 2 medaglie d'oro agli ultimi campionati europei, insomma questo è sintomo che la qualità inizia a venire fuori già dalla tenera età, 13-14 anni, insomma c'è stata un'evoluzione non indifferente, in 20 anni, perché ecco, abbiamo iniziato nel 2001 con atlete mediamente anziane, diciamo che la media della squadra si aggirava intorno ai 30 anni, oggi la media della squadra è 22-21 e abbiamo in arrivo tante giovani fortissime. Ecco, quindi questo vuol dire che c'è il ricambio, vuol dire che già avete costruito una storia e questo è importante. È una curiosità di ordine tecnico ma anche statistico. Abbiamo detto che la Cina è molto forte, però ci sono anche altre nazionali forti, credo anche che la Francia. Tu l'Italia come la metteresti facendo una classifica generale, no? Di squadra? L'Italia... secondo me come potenziale è una delle migliori squadre al mondo. Chiaramente non abbiamo i numeri che ha la Cina e quindi la capacità di fare selezione come fa la Cina o come fa l'India o la Russia eccetera. Abbiamo dei picchi di qualità in alcune categorie e in altre un pochino meno, ma mediamente è una delle migliori squadre al mondo. Chiaramente quello che sposta molto poi a livello di risultati nelle competizioni più importanti è la condizione di forma.
perché se sbagli qualcosa nella preparazione, non tocchi il picco di forma quando lo devi toccare, chiaramente perdi, perché la differenza fra la vittoria e la sconfitta è pochissima. Quindi ecco, la cosa importante che bisogna fare ora è cercare di sbagliare meno possibile, perché tutti sbagliamo, ma l'allenatore bravo, diciamo, è quello che sbaglia un po' meno. E quindi possiamo dire che anche il pugilato femminile in Italia oramai è una certezza. Adesso dipende solo dai periodi, e come in tutti gli sport c'è il periodo che c'è, diciamo, la covata migliore, il periodo un po' meno, questo succede in tutte le discipline sportive, però mi pare che da quello che hai detto, quelle che verranno dietro forse addirittura saranno anche più forti di queste. Beh, diciamo che io cerco sempre di ragionare in termini statistici e di affidarmi sempre meno alla fortuna. Tu parlavi di covata, io posso condividere in parte questo concetto, ma penso che se uno porta avanti una strategia coerente e un lavoro, diciamo, professionale, le covate sono tutte buone alla fine. C'è del buono in ogni covata, insomma, ecco. Bisogna saperci lavorare, bisogna saper interpretare e soprattutto tirar fuori il meglio da ognuno, perché poi non siamo tutti uguali, ognuno ha delle caratteristiche, bisogna andarle a scovare e metterle in evidenza. E questo sta a significare che, e questo vale un po' per tutte le discipline sportive, che evidentemente anche la scuola ha fatto passi da gigante, quindi la tecnica, sempre tecniche migliori, e poi alla fine, specialmente in queste discipline sportive, davvero poi il campione un po' si costruisce, no? Allora, a parte tutto lo sport si è evoluto negli ultimi 30 anni, qualsiasi disciplina ha subito delle evoluzioni, ma soprattutto non solo sotto il profilo tecnico, ma sotto il profilo metodologico, perché oggi abbiamo a disposizione la scienza che ci dà degli strumenti importanti per capire, per dosare i carichi di lavoro, eccetera. Noi come federazione abbiamo un partner, secondo me, fortissimo, il numero uno da questo punto di vista, che è l'AV di Città di Castello. È una struttura che fa ricerca da ormai quasi 30 anni e che fa formazione per i preparatori atletici. Ci stiamo collaborando da 2 anni e sinceramente sono molto soddisfatto, perché i risultati sul piano prestativo sono incrementati moltissimo. Ecco, quando partirete per la Russia? Partiamo il 30 e il campionato inizierà il 3, il primo match lo abbiamo il giorno 3. Azienda Agricola Pioppi, benvenuti nella natura. Dal produttore al consumatore, i migliori carni ovini e suine, bovine e avicole, tutto a chilometri zero. Per la vendita diretta il negozio è aperto dal mercoledì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30. Azienda Agricola Pioppi è in via Arturo Graffe 35, svincolo Mantignana. Telefono 075 6978 756. www.aziendaagricolapioppi.it. Contribuire al successo targato Made in Italy. Attingere dal nostro saper fare artigiano è la nostra prerogativa principale. Dar spazio alla qualità e alla creatività che caratterizzano le nostre collezioni è il nostro modo di intendere e concepire la moda. Badiali realizza capi in cashmere prendendo ispirazione dalla nostra Umbria, fatta di bellezze autentiche e mozzafiato. Una regione ricca di tempo e di storia, dove si possono ancora respirare, coltivare e trasferire nel lavoro quei valori profondi dell'impresa familiare che poi si traducono nella cura artigianale di un prodotto di alta qualità. Questo è il nostro modo di essere, questi i valori del nostro brand. Vieni a visitare la nostra collezione direttamente in fabbrica. Badiali lo trovi in via Fiamenga 4547, Foligno, Perugia. Telefono 07 42 20 643. Il forno di Pioppi, a Mantignana dal 1966. Il forno di Pioppi sforna ogni varietà di pane realizzato con farina macinata in pietra e lievito madre rinfrescato giornalmente. Al forno di Pioppi ampia scelta di pizze anche da asporto. Pasticceria sia dolce che salata, dal torcolo di San Costanzo alla piccola pasticceria, fino ad arrivare alla nostra famosa torta di Pasqua. Al forno di Pioppi troverai tutti i prodotti della tradizione umbra realizzati con la massima cura artigianale. Il forno di Pioppi, la forza della tradizione.
promozione. Rosso Pomodoro, la migliore tradizione campana e italiana a tavola. Un luogo ideale per ogni occasione. Spazio bambini con gonfiabile ed animazione per i tuoi compleanni. I nostri menù stagionali, i prodotti slow food, il pesce fresco a pranzo e a cena e la vera pizza napoletana, anche senza glutine, sono i nostri punti di forza. Rosso Pomodoro, garanzia della qualità al miglior prezzo. Presso il centro commerciale Collestrada. Siamo aperti tutti i giorni fino alle 24. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Tutto di nostra produzione. Bar, gelateria, tavola calda, pranzi veloci. Aperto tutti i giorni, festività comprese, dalle 5 del mattino alle 22. Pasticceria Etrusca, se ci assaggi, non ci lasci più. Ci trovi a Perugia in via Cortonese 1F, di fronte alla sede della Regione Umbria al Broletto. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Alla Tavola Rotonda, un ambiente familiare e un servizio accurato rendono il ristorante il luogo ideale dove poter gustare piatti tipici della tradizione umbra e il gusto della pizza. Offre inoltre, nelle sue ampie sale, servizio completo per cerimonie e banchetti. L'hotel è ideale per gruppi, famiglie e coppie. Parcheggio privato, ampio giardino. La Tavola Rotonda, a Santa Maria degli Angeli, dove relax e buona cucina sono gli ingredienti giusti per iniziare un viaggio alla scoperta delle bellezze dell'Umbria. Seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi si inoltra nel Bosco di San Francesco, incontriamo l'Osteria del Mulino, dove i sapori della tradizione umbra si fondono con la bellezza della natura. Prodotti freschi e fragranti a chilometro zero. Sapori decisi e seducenti. Piatti semplici, ideali per assaporare gustose specialità. All'Osteria del Mulino, l'alchimia finale è garantita sorseggiando un buon calice di vino immersi in un luogo incantato. Marina è sempre brillante, in forma, sorridente. Il suo segreto? Beh, il suo segreto lo sanno tutti. È il Bar Pippo. Fai partire bene la tua giornata. Vieni a fare la tua colazione al Bar Pippo. Brioche, caffè, cappuccino, spremuta. Al Bar Pippo ci puoi venire quando vuoi, anche per un pasto veloce e un buon aperitivo. Oppure per ricaricare il tuo telefono o per tentare la fortuna con Lotto e Super Enalotto. Bar Pippo, via Pietro Soriano, zona Sant'Andrea delle Fratte, Perugia. Bar Pippo, sempre gli stessi, dal 1964. Allora adesso ci spostiamo un attimo in India con Raffaele Bergamasco, che non è indiano, è stato un tecnico importante nel mondo del pugilato italiano e si è trasferito in India a guidare una squadra, Raffaele, tra l'altro molto competitiva. Qui noi abbiamo Mary Com, che è 6 volte campionessa del mondo, 48 kg, quindi insomma non sei partito da zero, no? No, andare in India per me è stato un onore. Sapevo già della presenza di Mary Com, la conosco da anni. Lei nel 2003 venne qua in Italia a fare proprio un match contro noi italiani, ma Mary Com io l'ho definita in tante interviste come Maradona nel calcio, perché lei è veramente una grande star a livello mondiale. È l'unica atleta ad aver vinto 6 campionati del mondo, seppur nella categoria inferiore. Poi è una multi option in India. Lei è anche un ministro nella sua del governo. Poi fa lotta alle donne in India, per le donne in India, sì. È molto molto famosa, non solo nello sport. Ecco, difatti ci troviamo di fronte ad un grande personaggio, appunto Mary Com, ministro del governo indiano, che si batte per la parità delle donne. Ecco, io volevo chiederle se è più importante il pugilato per lei o la battaglia che fa per la parità dei diritti delle donne, che in India sappiamo ci sono tanti problemi. But if they want, is it plus important for you? Is it boxing situation or situation for in India for women and for pari opportunità? Situation of boxing, well, in India, boxing is
Of course, now the performance wise, if we talking about it, it's much better. And boxing, women boxing especially, it's now getting a lot of improvement. So I think in the coming, in the another year, in the future, if I'm talking about, then boxing will be one of the, good for women. So we are trying to do better and better to have a great achievement in the future. Sì, lei ha parlato solamente dello sport, che adesso si sta allenando, vuole raggiungere un'ottima performance per questi campioni del mondo e step by step vuole migliorare la condizione per questo mondiale. Quindi la sua vita istituzionale che ci dice? Your life istituzionale in India, the minister for work for women in India. For me, of course, because of boxing, I think my life is, good in chef. And because of boxing, government give me, a member of parliament. It's honor. It's honor to me because of my achievement. So I'm very glad and I'm really thanks to my government in India. So further, whatever needs of the boxing, needs of the sports, if I talk about in government, I will try to give a best, I can try to help out a sports circumstance. Sì, ringrazio il governo per il suo lavoro, il governo per l'aiuto per fare questo, perché abbia questo doppio incarico. Lei, il suo primo obiettivo è quello di raggiungere il massimo obiettivo per ripagare il governo con una medaglia olimpica. Ecco, quindi vi ricordiamo che Mary Kom in India in pratica ha la scorta quando si muove. Sì, lei ha la scorta non perché in India sia pericoloso, ma perché lei è molto famosa. Lei, quando noi arriviamo, anche mia personalissima esperienza, quando arriviamo all'aeroporto con tutta la squadra e c'è lei, se non ci sono 15 persone a fermare gli indiani che vogliono le foto, le interviste con lei, è impossibile anche spostarci dalla palestra per andare all'aeroporto. Lei è veramente un leader sotto tutti gli aspetti in India. Ecco, difatti io credo che sia leader anche perché si batte per la giustizia che è quella. I doveri delle donne, che in India ce n'è ancora tanto bisogno. Raffaele, però, oltre che Mary Kom, vai con una nazionale competitiva, no, al mondiale. Sì, vado attualmente con le migliori in tutte le categorie, con le migliori delle atlete indiane. Loro in India c'è un numero molto elevato, a differenza dell'Italia, perché sì, l'Italia è un paese piccolino. Ci sono tantissime iscritte e noi c'è una forte selezione già prima dei campionati del mondo e poi prima di partire quelle più in forma vanno al campionato del mondo. Faremo il possibile perché hanno una buona chance, una buona scuola alle spalle e dobbiamo fare il nostro dovere. L'unico problema è che siamo un po' rammaricati che questo campionato del mondo non sarà valido per le qualificazioni olimpiche. Proveremo al prossimo torneo che sarà in Cina. Comunque, per te è una scelta nuova, ma credo che ti dia delle grandi soddisfazioni. Sì, ho dovuto fare una scelta molto importante anche a livello lavorativo, a livello familiare, però sono nato nel mondo pugilistico e la mia vita e ho scelto di fare questa. Sono stato sfortunato ad andare a scegliere una nazione dove c'erano atleti importanti come Mary Kom, come tante altre indiane. Bene, allora noi
concludiamo qui dalla palestra nazionale di Santa Maria degli Angeli, palestra di pugilato che oramai avete visto anche dalle interviste, Cina, India, Francia, quindi che è diventata oramai la palestra mondiale del pugilato femminile ma anche maschile. Noi ringraziamo Mary Com che magari avremo, spero, l'occasione di che ritornate in Italia, che torna in Italia, perché vogliamo fargli un'intervista particolare su quello che è il suo ruolo istituzionale e la sua battaglia che fa a favore delle donne. Ok? Sì, grazie. Grazie. Ok, grazie. Thank you.